Gli errori da evitare con la coordinazione. La coordinazione, o paratassi, è un modo per collegare tra loro due o più proposizioni mettendole sullo stesso piano. Ci sono diversi modi per realizzare la coordinazione, che può instaurarsi sia tra principali, sia tra subordinate, e diversi tipi di proposizioni coordinate. Oltre a classificarle, è importante però anche riflettere sulle conseguenze della scelta di porre delle affermazioni sullo stesso livello sintattico, invece che esplicitare le relazioni che le legano. In altri termini, è molto diverso dire «Eleonora legge un libro e Simone prepara la cena» o «Eleonora legge un libro mentre Simone prepara la cena» oppure ancora «Eleonora legge un libro dato che Simone prepara la cena». Mentre il primo esempio nasconde tempistiche e motivazioni, gli altri due le chiariscono. Le subordinate mettono in luce nessi temporali, causali e di molti altri tipi. L'ordine cronologico, tuttavia, è un'informazione che anche le coordinate in alcuni casi trasmettono attraverso il loro ordine. Una frase come «Luca tornò a casa e andò subito a letto», cioè, comunica una precisa sequenza degli eventi, mentre la coerenza logica non sarebbe rispettata dall'inversione della frase. Naturalmente, in altri casi, invece, il rapporto di significato tra due proposizioni coordinate è tale da rendere possibile uno scambio di posto. Ricorda poi che due coordinate possono anche non essere adiacenti, ma separate tra loro da altre proposizioni. Nell'esempio, Marco è venuto a trovarmi per restituirmi il libro, ma è rimasto solo mezz'ora. Le due proposizioni che si trovano sullo stesso piano sono separate da una subordinata dipendente dalla prima. Ancora una volta, non è la forma del periodo, ma il suo significato ad essere rilevante. La coordinazione avviene solitamente per mezzo di una congiunzione, ma può avvenire anche per asindeto, cioè accostando semplicemente le proposizioni con segni di punteggiatura, come la virgola o il punto e virgola, oppure per polisindeto, cioè ripetendo più volte la stessa congiunzione. Negli scritti letterari, queste soluzioni corrispondono a stili molto diversi tra loro. La tendenza alla semplificazione della lingua, tipica dell'italiano neo-standard, comprende, in modo particolare nella scrittura giornalistica, l'uso di separare con il punto fermo delle frasi che sembrerebbero coordinate all'interno di uno stesso periodo, come indica la presenza di congiunzioni coordinanti. Queste ultime vengono chiamate dai linguisti, in questi casi, congiunzioni testuali. Si tratta cioè di elementi che connettono non proposizioni all'interno di un periodo, ma porzioni all'interno di un testo più ampio.